Cosa accadrà nel nuovo episodio? Prima di passare al nostro video, se vuoi che Ander e le Karen Burr si intornino insieme nella loro prossima serie, non dimenticare di condividere il nostro video. Mentre Serkan ed Eda pianificavano la nascita del loro prossimo bambino, entrambi impararono cose che non sapevano l'uno dell'altro. Il fatto che Eda avesse partorito prima faceva sentire Eda molto a suo agio, mentre il fatto che Serkan non avesse mai provato una tale eccitazione prima lo allarmò molto. Soprattutto il desiderio di Eda di partorire in acqua rendeva Serkan molto nervoso. Serkan, che è molto meticoloso, non ha accettato perché non voleva restare in questa situazione. Già Eda ha detto che stava pensando di partorire in acqua per far infuriare Serkan. Tuttavia, ciò che pensano e ciò che fanno non corrisponderà. Mentre Eda e Serkan sono in viaggio, i dolori di Eda arriveranno. Eda non potrà sopportarlo perché la sua auto si è rotta durante il tragitto e l'ambulanza ha impiegato molto tempo per arrivare. E dovrà partorire in riva a un lago. I momenti più divertenti sono sicuri che Serkan, che calcola tutto, partorirà da solo. Sebbene tutti sappiano che Eda partorirà, non sapranno dove si trova. Sebbene vadano prima in ospedale, non saranno in grado di trovare Eda e Serkan lì. Eda e Serkan partoriranno insieme e abbracceranno i loro figli. Dopo il parto, si vede che il tempo passa un po' avanti e il bambino cresce e prende il nome Alp. Ci mostreranno che molti eventi accadono rapidamente. E in questo episodio Senal Cap dirà addio alla serie TV. Ci auguriamo che Ander e le Karen Bursin partecipino insieme a nuovi progetti. Vediamo ora cosa è successo insieme nell'ultima puntata. Gli eventi progredirono rapidamente e passarono 3 mesi. Quando Eda e Serkan vanno dal dottore, il dottore chiede del suo carico di lavoro. Eda dice che accelererà il suo lavoro. Sentendo questo, Serkan dice che deve lasciare immediatamente il suo lavoro. Tuttavia, Eda gli dice di non interferire nei suoi affari. Il dottore vuole sapere il sesso mentre esamina le condizioni del bambino. Tuttavia, anche se Serkan vuole imparare il genere, Eda vuole che sia una sorpresa, quindi Serkan deve accettarlo. Nel frattempo, Aidan cerca di abituarsi a sua suocera. Tanto che quando tornano da Adana, sono molto sorpresi di vedere lo stato di Seif e Aidan. D'altra parte, Aidan cerca di fare del suo meglio per compiacere Adigram. Sebbene Serkan non abbia imparato il genere, impazzisce di curiosità. Sebbene chieda a Engin quale sia il suo sesso, non ottiene mai una risposta. Inoltre non vuole chiedere al dottore perché non vuol far arrabbiare Eda. Engin, d'altra parte, aveva alcune idee. Nel frattempo, Aidan insiste con Melo sul matrimonio. Tuttavia, mentre si solleva l'argomento del matrimonio, Melo cerca immediatamente di chiudere l'argomento. Engin, che sta cercando di scoprire il sesso di Serkan, raccoglie intorno a sé le donne del quartiere e cerca una soluzione. Infine, le donne raccontano a Serkan di alcuni metodi locali. Tuttavia, sebbene Serkan non creda in nessuno di loro, vuole applicarne alcuni per curiosità. Appena tornato a casa, inizia subito a fare pratica con Eda. In quel momento, venne Aidanan e gli diede il sottaceto che aveva portato da Adana a Eda. Anche Eda inizia a mangiare molto affamato. Tuttavia, quando inizia a mangiare dolci, Serkan non riesce a capire il sesso del bambino. Inoltre, Aidan informa Serkan che Yadigaran vorrà Aidan da Serkan. Nel frattempo, Eda crede che Serkan conoscesse il sesso del bambino dalle informazioni che PRL gli ha dato. Serkan, invece, calma Eda dicendo che di certo non ha imparato. Quando fece buio, Yadigaran mandò da Serkan e iniziò la cerimonia per chiedere di Aidan. Quando è l'ora del caffè, Aidan si alza per fare il caffè. Dopo che i caffè sono arrivati, Yadigaran ha chiesto a Serkan di Aidan. Serkan ha detto che va bene, ovviamente. Durante la cerimonia, Eda ha cominciato a sentire i calci del bambino. Tuttavia, Serkan non riesce a sentire i calci del bambino. Nel frattempo, Kiraz sta seguendo da vicino gli eventi. E sta già iniziando a essere geloso di suo fratello. Al mattino, Eda vuole andare in ufficio. Serkan, da parte sua, non vuole che Eda si stanchi e vuole che passi il suo tempo oziando a casa. Eda insiste e finalmente si dirige verso l'azienda. In compagnia, quando Serkan mostra le sue foto di stanze scintillanti per bambini, la rosa è bellissima. Quando Eda lo sente, pensa di conoscere di nuovo il genere. In quel momento, quando il bambino scalcia, PRL se ne accorge.
Tuttavia, Serkan non riesce ancora a prendere il calcio. Melo e Aidan, invece, fanno dei test su Burak. E cercano di capire cosa può fare per Melo. Mentre lavora in azienda, Erdem arriva improvvisamente e fa di nuovo un pasticcio. Tutti sono molto arrabbiati con Erdem. Tuttavia, Engin non può rinunciare a Erdem. Tutti si chiedono perché questo accada. E infine, Engin racconta cosa è successo. Il padre di Erdem ha detto che l'ufficio in cui si trovavano era il padre di Erdem e che non avrebbero pagato l'affitto se Erdem fosse rimasto lì. Serkan, invece, vuole uscire subito dall'ufficio. Tuttavia, PRL ricorda che, essendo l'azienda nuova, il suo budget non è adeguato per pagare l'affitto. Serkan deve rimanere in ufficio e Erdem rimane in ufficio. Intanto Eda continua a pensare che Serkan conosca il genere. Così Eda chiama il dottore e impara il genere. Poi Serkan è scioccato quando dice a Serkan che ho scoperto improvvisamente che abbiamo un bambino. Eda è molto turbata dopo averlo detto. Mentre tutto questo accade, Kira e Serkan vogliono sposarsi. E muovono i loro genitori sulle dita. Intanto dalla mattina Aifer e Melo hanno fatto molti test a Burak. Burak, d'altra parte, era un po' sospettoso di questa situazione. Serkan ed Eda trascorrono del tempo a casa e Serkan ha un'infermiera di guardia 24 ore su 24 alla porta. Eda, invece, è molto arrabbiata per questa situazione e si arrabbia con Serkan per aver rimandato indietro immediatamente gli ufficiali. Mentre tutto questo accade, Kerem ha anche vinto il college, ma ha bisogno di soldi perché non è uno studente con una borsa di studio completa. Ecco perché è così infelice. Non vuoi l'aiuto di nessuno e vuoi occuparti delle cose da solo. Tuttavia, tutti hanno imparato che Kerem ha bisogno di soldi. Kira e Serkan volevano stare nella stessa casa e vennero a casa di Aidan. In quel momento, c'era anche Kerem e ha visto l'anello che Yadigaran m'ha dato ad Aidan, lo ha preso e lo ha guardato e non gli è piaciuto per niente. Poi se ne andò dove era e se ne andò. Quando se ne va, Khan arriva e vede l'anello. Prende l'anello da Cherry e lo dà a Kiraz. Quando Aidan viene a comprare l'anello, non riesce a trovarlo. Quando Yadigaran e le persone lì lo scoprono, sono molto allarmate. Infatti, quando Kerem dice che sto uscendo, Seifi e Aidan sono improvvisamente sospettosi di Kerem. In azienda, si sente molto a disagio per il lavoro di Serkan Eda. Eda è determinata a lavorare. Serkan chiama Erdem e gli chiede di fare tutto il possibile per far partire Eda. La virtù prima fa molto rumore all'esterno. Tuttavia, Eda alza il volume della musica e trova una cura per il suono. Erdem spegne internet questa volta. Tuttavia, Eda dice che lavora senza internet e lo ignora. Infatti, Eda ha capito che Serkan ha organizzato gli eventi. Nel frattempo, Aidan ha spiegato i fatti ad Aifer e gli ha detto che Kerem potrebbe essere responsabile di tutto ciò che è accaduto. Kerem, d'altra parte, ha organizzato i soldi per la scuola e quando si è avvicinato e ha detto loro che aveva organizzato i soldi, tutti gli hanno chiesto come ha ottenuto i soldi. Kerem, d'altra parte, non dice come ha ottenuto i soldi, e tutti sono sospettosi di Kerem. D'altra parte, il medico di Eda chiama Eda e le dice che è annoiata e che non sopporta più Serkan. Perché dal primo giorno Serkan ha messo molta pressione sul dottore. In particolare, Serkan ha chiesto al medico di informarlo che non poteva lavorare per Eda e gli ha offerto una tangente per questo. Quindi dice a Eda che non può più essere il suo medico. Eda, invece, è molto arrabbiata e si chiede chi incontrerà adesso. Tuttavia, Serkan ha già pensato a loro. Vanno immediatamente dal dottore assunto da Serkan. Tuttavia, il dottore è un fan dei test e va molto d'accordo con Serkan. Quindi Eda vuole trovare lei stessa un dottore. E questo dottore è l'opposto di quello che vuole Serkan. Quando Eda vuole partorire in acqua, Serkan si arrabbia molto. Soprattutto quando dice che anche Serkan entrerà in piscina, Serkan va fuori di testa. A causa di questa situazione, Eda vuole vedere un terapeuta e cercare di sistemare la situazione. Serkan è d'accordo e accetta di incontrare il terapeuta. Il terapeuta mostra il lato giusto e sbagliato dell'altro quando entrambi ascoltano. Soprattutto quando chiede come sia la situazione con Kiraz, si guardano e pensano. Melo, invece, è ancora indeciso, nonostante Burak abbia superato tutti i tipi di prove. Perché lei stessa non è pronta a sposarsi. Nel frattempo, Aidan e le persone a casa iniziarono a sospettare di Kerem. Mentre parlano, Kerem ascolta e si arrabbia molto.
Poi dice che Burak gli ha dato i soldi e se ne va arrabbiato. Intanto, mentre Serkan ed Eda stanno parlando, chiamano Kiraz e vogliono parlare di suo fratello. All'improvviso notano quello sul collo di Kiraz e quando lo guardano, vedono l'anello di Aiferan sul collo di Kiraz. Serkan chiama immediatamente sua madre e le spiega la situazione. Quando si sono resi conto della situazione, si sono pentiti di aver pensato a Kerem come a un ladro. Il giorno dopo, a colazione, Kiraz ed Eda parlano di una festa. Quando Serkan lo sente, pensa che stiano organizzando una festa per lui. Infatti, Eda ha dimenticato il compleanno di Serkan. Non sa cosa fare e la signora Idan ha un'idea. Poi chiamano Serkan e vanno a cercarlo. Tuttavia, poiché Serkan non ama le sorprese, si chiede cosa vuole. Quando vanno da lui, gli chiede di chiudere gli occhi e indovinare cosa stanno facendo. Mentre conta, dall'altra parte del telefono ci sono sua madre, PRL e Jin. Quando Serkan dice quello che vuole, chiamano immediatamente Melo per prepararsi. Chiedono a Melo di andare subito a casa di Eda e di prepararsi. Non dimenticare di mettere mi piace al nostro video per coloro a cui piace la serie Knockon Midor e non vogliono mai che raggiunga una finale. Puoi anche condividere il nostro video con i tuoi amici in modo che possano seguire ciò che sta accadendo nella nostra serie. Siamo giunti alla fine del nostro video per ora. Ci vediamo nel prossimo video. Prendersi cura di se stessi. Ciao.